Nel 2023 sono cresciuti dell'11,1% gli ecoreati in Toscana. La regione sale dal 7° al 5° posto nazionale, dietro le regioni a tradizionale presenza mafiosa, Campania, Puglia, Sicilia e Calabria. Lo afferma il report di Legambiente Ecomafia 2024, presentato oggi a Firenze. Sono dati preoccupanti, direi, e rispetto agli anni passati si registra un incremento un po' generalizzato. Stiamo parlando di 2.318 ecoreati registrati nell'anno solare 2023. Tenete conto che come media nell'ultimo decennio abbiamo registrato circa 2.000 reati all'anno, quindi siamo oltre 300 la media, diciamo, registrata nell'ultimo decennio in Toscana. Soprattutto quest'anno registriamo un incremento dei reati nel ciclo del cemento, quindi sostanzialmente parziali o totali abusi edilizi, attività estrattive illegali e mancanze e irregolarità nelle procedure d'appalto. Riguardo alle province toscane, l'unica presenza in classifica 2023 è quella di Livorno. Sia nel ciclo del cemento, ma quest'anno anche nella pesca di frodo. Nel 2023 è cresciuta l'illegalità ambientale in tutto il paese del 15,6%. I reati maggiori nel ciclo illegale del cemento, dalle cave abusive alle case costruite senza nessuna regola, con gravi impatti ambientali, ma sono aumentate in maniera esponenziale le illegalità nel ciclo dei rifiuti, 66% in più, dalle discariche abusive ai traffici organizzati. Noi siamo fortemente preoccupati da questo incremento, sono quasi tutti reati d'impresa e oggi qui da Firenze vogliamo lanciare un forte appello a Confindustria, al suo presidente nazionale. Siamo pienamente disponibili a collaborare perché Confindustria, con il suo ruolo e le sue competenze, contribuisca a liberare il paese dalla zavorra dell'ecomafia. È stabile il numero regionale dei reati legati al ciclo dei rifiuti illegali, in calo i reati contro gli animali, gli incendi boschivi dolosi o colposi e i reati contro il patrimonio culturale.